concerto I Sapori Dimenticati del 15 luglio fa riferimento alla copiosissima produzione musicale delle compositrici italiane, tracciando una sorta di arco temporale ideale che va dal 600 ad oggi. Il titolo, in analogia alle tematiche Expo 2015, considera la musica come cibo dell'anima. Le compositrici in Italia, nella storia, sono numerosissime, diverse centinaia, ma ancora oggi le occasioni di esecuzione delle opere loro sono rare. In questa sede sarà data l'occasione al pubblico di riscoprire pagine di indubbia qualità e di assaporare, accanto alle composizioni di antico gusto, i sapori spesso dimenticati del tempo più recente. Con questo concerto si vuole così mettere in luce l'eccellenza della musica italiana espressa attraverso le compositrici. Il tutto realizzato grazie alla collaborazione e all'impegno di docenti e studenti del Conservatorio che hanno preparato con passione, entusiasmo e curiosità il programma. Il concerto è diviso in due parti. La prima è intitolata Pane Angelico, presenta composizioni di autrici del 600 lombardo. Così ci riferisce Francesca Torelli. Il programma presenta brani di compositrici dell'epoca barocca che hanno operato in area lombarda tra la fine del Rinascimento e il pieno periodo barocco. Si tratta di monache compositrici, ma, contrariamente a quello che si potrebbe immaginare, la loro musica non è rimasta manoscritta e chiusa nel cassetto di una cella. Tutte queste compositrici hanno stampato e quindi divulgato le proprie musiche. La musica delle monache non solo rappresenta una percentuale notevole dei compositori di area lombarda in quell'epoca, ma dimostra un alto livello compositivo. In questa prima parte verranno eseguite le musiche di Maria Xaveria Perucona, Novara 1652, Gagliate circa dopo il 1709, Claudia Sessa, nata a Milano verso la fine del 500, Caterina Sandra, invece di Pavia, del 1590 circa, Rosa Giacinta Badalla, anch'essa milanese, e da ultima la musa novarese Isabella Leonarda, nata a Novara per l'appunto il 1620. Nella seconda parte del concerto, intitolata Tempo Recente, ci immergeremo invece nel Novecento. Il primo brano in programma è il quartetto per archi Opera 18 del 1913 di Giulia Recli, nata a Milano nel 1884 e deceduta a Brivio nel 1970. Giulia Recli è fra le più importanti compositrici, vissuta e operante nella prima metà del Novecento. Negli anni di studio avrà a che fare con Ildebrando Pizzetti e Victor de Sabata. Viene conosciuta anche a livello internazionale, sue musiche saranno anche eseguite al Metropolitan di New York. Ed ecco che cosa ci dice la nostra Sara Sant'Arcangelo, che ha curato le note di sala di questa seconda parte. Nella vasta produzione di Giulia Recli spicca il quartetto d'archi in fa maggiore opera 18, molto noto ai suoi tempi. Scritto nel 1913, la prima esecuzione è stata a Milano presso gli Amici della Musica, e pubblicato nel 1925, l'opera 18 entrò nel repertorio del prestigioso quartetto Rosé di Vienna. La composizione, contrassegnata da notevole perizia, è perfettamente calibrata in tutte le sue parti. Si articola in quattro movimenti. Il primo, allegro, molto moderato, sviluppa due temi, uno di carattere prettamente melodico, da romanza italiana, e l'altro maggiormente contrappuntistico. Segue lo scherzo, con molto brio, accattivante nel suo ritmo sincopato. L'adagio andante, molto cantabile e dolce, presenta arpeggi e armonie sofisticate che emergono da un soave tessuto sonoro. Il finale allegro, vivacissimo, è un fugato il cui soggetto emerge ben caratterizzato nell'intreccio rigoroso del contrappunto. La restante parte del programma vede incluse musiche di altre quattro compositrici, tutte viventi. Ed evento assolutamente eccezionale è che tre di loro, Silvia Bianchera, Ada Gentili e Teresa Procaccini, saranno presenti al concerto e potremo ascoltare una loro testimonianza prima del concerto. Altra presenza eccezionale sarà quella di Maria Luisa Saracchi, erede della compositrice Giulia Recli. Il secondo brano in programma della seconda parte è la Sonatina per marimba e pianoforte, opera 136 del 1995 di Teresa Procaccini. Teresa Procaccini è compositrice pugliese,
con un catalogo ricchissimo. Ha scritto per tutti i generi, da camera, vocale, corale, sinfonica, opere e balletti. Veramente una produzione vastissima, caratterizzata da una vitalità sorprendente. Pugliese come nascita, ma come formazione di area romana, avviene la sua formazione compositiva, avviene con Virgilio Mortari e si diploma anche in pianoforte. Nella sua lunga carriera, ancora attivissima, riceve numerosissimi riconoscimenti e premiazioni ed è molto eseguita e apprezzata anche all'estero. Il ritmo è per la Procaccini un fattore strutturale fondamentale e il brano che ascolteremo ne è una dimostrazione. La sonatina per marimba e pianoforte è costituita da tre movimenti. Il primo è formato da due sezioni, una prima adagio improvvisato e una seconda più virtuosistica allegro scherzoso. Il secondo movimento è un adagio molto espressivo, particolarmente coinvolgente, nel quale gli strumenti creano un'atmosfera molto soffusa. Il terzo movimento è presto, al carattere di una tarantella, festoso e brioso, molto in linea con quello che è il carattere della compositrice. Il terzo brano in programma è della compositrice Bianca Maria Furgeri, nata a Rovigo. Il brano Chanson de Geste per chitarra del 96 fa parte di un'antologia di brevi brani per chitarra commissionata a diversi autori, la chitarrista Alfonso Baschiera, con lo scopo di includere nel percorso formativo dei giovani la musica contemporanea. Basata sull'alternanza di frasi e accordi, la composizione è costruita sul rapporto di quinta e quarta. Il metro è elastico e al ritorno del tempo primo ricompare il diatonismo iniziale, una sorta di arcaismo a cui fa riferimento la compositrice. Anche la carriera di Bianca Maria Furgeri è segnata da numerosi e prestigiosi riconoscimenti. Nel 2006 ha ricevuto a Venezia il premio Inner Veil per la musica. Ha composto su commissione di solisti e diversi enti molti pezzi da camera, orchestrale e corali. Un secondo momento dell'estetica musicale di Bianca Maria Furgeri è caratterizzato da una scrittura molto frastagliata, molto ricca di arabeschi, figurazioni veloci, trilli, tremoli. Quindi una figura molto fiorita. Il quarto brano, che è in programma nella seconda parte, è dell'autrice Ada Gentili. Compositrice nata ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, ma di fatto la sua formazione è tutta romana. Le sue esecuzioni sono praticamente presenti in tutto il mondo, dal Mozarteum di Salisburgo alla Carnegie Hall. E come tutte le precedenti compositrici, il catalogo di Ada Gentile contiene tutti i generi e gli organici musicali. È stata sempre molto attiva anche per quel che riguarda la promozione della musica contemporanea, rivestendo ruoli importanti quali direttore artistico dell'orchestra giovanile Goffredo Petrassi, consigliere della Biennale di Venezia, direttore artistico del Teatro Lirico di Ascoli Piceno e dal 78 direttore artistico del Festival di Musica Contemporanea Nuovi Spazi Musicali a Roma, attualmente ad Ascoli Piceno. Il brano che ascolteremo si intitola Scaglie di mare per arpa sola ed è stato scritto nel 96 su commissione del Comune di Genova per il centenario della nascita di Eugenio Montale. Il brano prevede anche una pista audio in cui il poeta, la voce del poeta Eugenio Montale, recita la poesia Meriggiare pallido assorto a cui si ispira per l'appunto il brano. Il brano presenta molteplici difficoltà tecniche, come è nella scrittura propria dell'autrice, sempre molto virtuosistica e attenta alla timbrica e alle sfumature dinamiche. Da ultimo, il brano che concluderà il concerto è un brano di Silvia Bianchera, anche lei nata a Roma, ma la sua formazione è assolutamente milanese, anzi ha studiato proprio in questo conservatorio, composizione con Bruno Bettinelli e canto con Yolanda Magnoni. Lo studio del canto e il suo essere cantante influiscono moltissimo nei suoi lavori compositivi, non solo per la frequente presenza della voce, ma anche nel trattamento degli strumenti. In una sua dichiarazione, la stessa Silvia Bianchera afferma di essere idealmente figlia di Alban Berg, il grande maestro austriaco,
che pur avendo utilizzato il naturalismo, il cromatismo totale, non ha mai rinnegato il suo profondo bisogno di comunicare e l'espressività. Ed è nella musica di Silvia Bianchera l'espressività sicuramente è uno dei fattori che più si colgono e più si apprezzano. La scrittura della Bianchera è sempre molto rigorosa e pulita, con un solido riferimento a quelle che sono le tecniche e gli strumenti più tradizionali dello scrivere musica, coniugando con grande capacità, come ho già detto, l'espressività e appunto la necessità di comunicare. Ecco cosa ci riferisce in proposito del brano che verrà eseguito. Non privilegio alcuno strumento, amo molto scrivere per complessi da camera, per piccola orchestra, con o senza la presenza della voce. Dialogue, che è il brano che appunto verrà eseguito per arpa, non è il primo lavoro che preveda l'impiego dell'arpa. Esso è nato dalla collaborazione con l'arpista Rosangela Bonardi, musicista di grande talento ed espressività. Il dialogo a cui fa riferimento sono due temi che vengono citati all'inizio e vengono poi sviluppati nel corso della composizione. Ringrazio in particolare la collega Pinuccia Carrere per il grande contributo datomi nell'allestimento di questo concerto. Bene, allora vi aspetto tutti il 15 luglio alle 19.45 per un breve incontro con le compositrici Silvia Bianchera, Ada Gentile, Teresa Procaccini e Maria Luisa Saracchi, erede della compositrice Giulia Recli. A seguire, alle ore 21, il concerto.